C'è un cucino, il cucino P, il cucino P, il cucino P, il cucino P, il cucino P. Ma attenzione, può venire fuori una roba da Ray Cooder? No! Giù! Dai! E uno dice che figate, ok, poi in radio c'è un cucino, in radio c'è un cucino, il cucino Pio, il cucino Pio, il cucino Pio, il cucino Pio, e sto cazzo il cucino Pio. Vedete come cambiano? Però fondamentalmente, dopo che abbiamo provato diverse versioni del cucino Pio, abbiamo scoperto che non lo facciamo, che non si può, lo facciamo, li facciamo un uso duro invece, che non ce lo perde, che è meglio. Che farò, non so che dire, è freddo come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro, ho sempre via di borsi di ruffiani e quelli che rubano un salario, i passi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Secoli di vita, io ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti, adesso dovrei fare canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari puoi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo, riempiono i bicchieri del mio vino, non so com'è però ti invito a berlo, e le masturbazioni cerebrali. Adesso voglio raccontare a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada e affronterò la vita in un saluto. Canterò le mie canzoni a tutti loro, e alla fine della strada
Thank you.